Ciao a tutti, bentornati e bentornate sul canale di Tenorshare. Se volete le migliori prestazioni per il vostro iPhone dopo l'aggiornamento iOS 16, guardate questo video per imparare quali regolazioni effettuare e quali sono le impostazioni da modificare per ottimizzare al meglio iPhone. È tornata la percentuale della batteria, quindi andiamo in impostazioni per poterla visualizzare in alto, selezioniamo batteria e selezioniamo la spunta battery percentage, la percentuale batteria verrà mostrata in alto a destra. Poi la possibilità fantastica di modificare la sfocatura durante la leggibilità, quindi andiamo in impostazioni, tocchiamo personalizza, quindi tocchiamo la sfocatura in basso a destra nello schermo e tocchiamo per salvare. A questo punto è molto più semplice visualizzare le icone e il testo sulla schermata iniziale. La prossima modifica è una modifica relativa alla privacy. Ora possiamo bloccare le foto e nasconderle attraverso un passcode, quindi una combinazione numerica che va a fare da cassaforte al nostro materiale più privato. Scorriamo verso il basso per assicurarci che il passcode sia attivo. Possiamo cancellare anche i duplicati, le foto e i video duplicati attraverso l'opzione duplicati, selezionandoli e dalla galleria andare a premere sul simbolo del cestino e continuare per eliminare tutti i file che risultano essere dei doppioni. Un'altra caratteristica interessante è quando utilizziamo uno screenshot, acquisiamo uno screenshot, abbiamo a disposizione l'eliminazione che semplifica diverse impostazioni come la copia e tanto altro riguardo alle screenshot e possiamo incollarlo esattamente come prima all'interno delle note. Poi possiamo spegnere il dispositivo attraverso Siri. Con un solo tocco possiamo riavviare il nostro dispositivo. Abbiamo poi il feedback aptico su iOS 16, quindi la vibrazione della tastiera che finalmente potrà essere regolata dalle apposite impostazioni. Andiamo a selezionare ad esempio Haptic e in questo modo la nostra tastiera ci restituirà una vibrazione ogni volta che andremo a digitare. La vista delle notifiche è stata modificata. All'interno della schermata di blocco è possibile andare a selezionare un'altra modalità di visualizzazione per i banner, come ad esempio il contatore, e in questo modo occuperà meno spazio. Poi all'interno dell'home screen abbiamo un piccolo motore di ricerca, è possibile grazie a questo piccolo motore cercare le informazioni, le app o le impostazioni all'interno del nostro iPhone semplicemente digitando la parola chiave. Per questa impostazione attiviamola dal menu impostazioni. Automatic verification, la verifica automatica. Quando visitiamo i siti web ora abbiamo qualcosa che possiamo risolvere attraverso il menu password e sicurezza, scorriamo verso il basso e accendiamo l'interruttore della verifica, il che significa che ora iPhone completerà automaticamente il processo di verifica e ti farà risparmiare un sacco di tempo. Se sei preoccupato che qualcuno abbia violato il tuo iPhone, come se stessi ricevendo una richiesta di verifica dell'Apple ID, andiamo allora su Privacy, selezioniamo controllo di sicurezza e scorriamo fino in fondo. Controllando queste due opzioni sarà consentito di sconnettersi dalle persone dell'app dei dispositivi che non risultano di nostra proprietà. Abbiamo poi Start Pip, che è Picture in Picture, che continueranno automaticamente. Per attivare questa funzionalità bisogna andare in impostazioni, selezionare Picture in Picture e col numero 3 andiamo a vedere invece quella che è la barra di ricerca. Ora possiamo andare a modificare la barra di ricerca su Safari attraverso le impostazioni relative a Safari e quindi riposizionarla in alto. Come prima, per aggiungere più privacy per l'attività di posta ad esempio, andiamo su posta, impostazioni, tocchiamo protezione privacy e attiviamo l'interruttore di protezione dell'attività posta. In generale possiamo trovare le opzioni di aggiornamento delle app in background che consuma molti dati e andare a regolare questa opzione solo via wifi. I servizi di localizzazione significativi contengono una traccia di dove noi siamo stati e quando l'abbiamo visitati. Se non vogliamo qualcosa del genere, che nessun sito riesca a tracciarci, allora andiamo nelle impostazioni e selezioniamo quali servizi possano avere accesso alla nostra posizione e quali no. Quindi andiamo avanti e spegniamo la localizzazione per i diversi tipi di servizi. Qui abbiamo anche le opzioni servizi di miglioramento del prodotto che consumano dati e anche batteria perché sono sempre in background. Per oggi è tutto, ci vediamo nel prossimo video. A presto!